Ben ritrovati cari amici di Orizzonte Scuola TV, un appuntamento speciale, quello dei nostri spazi informativi dedicati al mondo della scuola. Ci occupiamo oggi di concorso STEM, il concorso che fra pochi giorni sarà bandito. Le prove, almeno secondo diciamo, l'idea del Ministero, dovrebbero svilupparsi all'interno dei mesi estivi. Tante sono le curiosità in merito a questo appuntamento molto atteso, previsto dal decreto Sostegni Bis. Faremo appunto una puntata speciale di Question Time, questo format realizzato dalla nostra redazione di consulenza per rispondere alle domande più frequenti sui temi caldi del mondo della scuola. Oggi appunto ci occupiamo di concorso STEM, 10 domande e 10 risposte ai quesiti più frequenti sul concorso STEM. Non sono solo, con me c'è Attilio Varengo della CISE Scuola. Buongiorno Attilio. Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo. È appunto una trasmissione con un ritmo abbastanza incalzante, ma già i nostri ascoltatori lo conoscono bene. Partiamo subito da una domanda, Attilio, abbastanza semplice. Ecco, che cosa si intende per discipline STEM, questo acronimo un po' particolare che adesso è entrato di uso comune? Buongiorno a tutti ancora. Andrea, l'acronimo STEM ovviamente deriva dalla lingua inglese e riassume al proprio interno le discipline che appartengono all'ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Tanto per stare sul concreto, perché tu nella tua premessa e come standard di questi speciali di Orizzonte Scuola vuoi soprattutto il pragmatismo, si tratta, secondo il decreto legge 73 del 2021, apposta il decreto Sostegni Bis, di 5 classi di concorso: la 20 fisica, la 26 matematica, la 27 matematica e fisica, la 28 scienze matematiche e poi la 41 discipline informatiche sostanzialmente. Inizialmente, nelle prime bozze che erano circolate del decreto legge Sostegni Bis, le discipline oggetto del concorso STEM avrebbero dovuto essere solo quattro. Al momento della pubblicazione, poi della versione definitiva del decreto legge, appunto, è quella che ormai ha approdato già alla Camera dei Deputati per l'iter relativo alla conversione in legge, ha ricompreso anche la classe di concorso A28, che è l'unica classe di concorso delle cinque riservate alla scuola secondaria di primo grado. In questo modo, ovviamente, sono stati aumentati anche i posti messi a bando, che da circa 3.000 sono diventati, hanno superato i 6.000. Benissimo, ecco, il concorso, come sappiamo, fa parte della cornice del concorso ordinario. Il governo, appunto, col decreto Sostegni Bis ha, diciamo, accelerato questa procedura. Ma la seconda domanda che ti faccio è: perché il concorso ordinario quindi viene anticipato solo per queste classi di concorso? Sì, guarda, in realtà il tutto viene, è da far risalire sostanzialmente al PNRR, al famoso Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, dove proprio nella parte riservata all'istruzione, quindi alla scuola, vengono sostanzialmente rimarcate alcune delle caratteristiche del nostro sistema che le organizzazioni sindacali, anche attraverso le innumerevoli interlocuzioni, avevano avuto modo comunque di denotare, cioè un elevato numero di posti disponibili contemporaneamente anche ad una mancanza sostanzialmente di candidati, di aspiranti negli abituali canali di reclutamento. È ovvio che l'aver comunque bandito un concorso, comunque essere intervenuti, mettiamolo così, sulla struttura di un concorso ordinario già bandito, già previsto, e limitando questo intervento solo a cinque classi di concorso,
benché, vi ho detto, rappresentati da quello squilibrio tra posti e candidati, certamente lascia l'amaro in bocca o può comunque dare adito ad alcune rimostranze da parte dei candidati delle altre, ovviamente delle altre classi di appartenenti alle altre classi di concorso. Perché se noi, scusami Andrea, se noi andiamo ad esaminare anche i dati forniti dal Ministero, che tu ben conosci, sai bene come, soprattutto per il primo grado, le secondarie di primo grado, come anche per le secondarie di secondo grado, ormai la disponibilità di posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo sono davvero tantissime. Quest'anno sostanzialmente si superano le 110.000 cattedre disponibili, quindi è evidente, non voglio fare qua un intervento di carattere sindacale perché non è il luogo, è evidente che comunque gli attuali canali di reclutamento hanno mostrato tutte le loro falle. Benissimo, Attilio. Allora, entriamo nel vivo dopo queste due prime due domande abbastanza preliminari. Ecco, quanti sono i posti banditi e per quali classi di concorso sono e quali classi di concorso sono coinvolte? Sì, Andrea. Allora, in parte a questa domanda abbiamo già risposto, nel senso che ti ho detto, quando tu in occasione della prima domanda mi hai chiesto a che cosa si riferiva l'acronimo, no? STEM. Io ho cercato di dire nella risposta che si tratta sostanzialmente delle discipline di carattere scientifico-matematico, e le ripetiamo ovviamente, sono la 20, la disciplina fisica, scuola secondaria di secondo grado, la 26, la disciplina matematica per la secondaria di secondo grado sempre, la 27, matematica e fisica, sempre per il secondo grado, la 41, per concludere ancora sul secondo grado, e poi abbiamo la 28, che è invece quella disciplina che, come ti ho detto, è stata aggiunta sostanzialmente in sede di stesura definitiva del DL 73 e riguarda invece la secondaria di primo grado. Quanti posti? I posti in totale sono 6.129 e sono ovviamente variamente spalmati sulle diverse discipline. Abbiamo la 20 con 282 posti, ovviamente a livello nazionale, la 26 con 1.500, la 27 con 815, la 28 con 3.124 e la 41 con 903. Il totale di tutte queste, sostanzialmente di queste 5 discipline, da 6.129, di cui 3.124 alla secondaria di primo grado con la 28 e altri 3.000, poco più di 3.000, per la secondaria di secondo grado. Se mi permetti ancora solo un'osservazione, i posti vacanti e disponibili per queste classi di concorso sono oltre 15.300. Quindi tu capisci che torniamo, cerchiamo di unire in questo modo la prima tua domanda insieme alla seconda. C'è una forte sproporzione, una forte carenza, meglio, di posti di discipline matematiche. Benissimo. Allora, altro diciamo curiosità che magari ancora non riusciamo ad avere quando registriamo questo appuntamento, quello che riguarda la pubblicazione del bando e la diciamo quando si terranno le prove. Ecco, abbiamo qualche indicazione, perché credo che nelle ultime ore ci sia stata qualcosa. Sì, al di là di quanto c'è stato nelle ultime ore, Andrea, diciamo che le date, con una certa flessibilità sui giorni, voglio dire, possono essere comunque individuate anche dalla scansione delle operazioni previste nello stesso decreto legge 73. Ora, chi ha avuto modo di leggere il dispositivo di legge ha visto come il governo, in questo caso, abbia previsto tappe veramente forzate per cercare di star dentro, ovviamente, alle scadenze. Noi sappiamo che il Ministero ha l'incombenza di coprire, l'ho detto prima, oltre 112.000 cattedre vacanti e disponibili. È evidente che l'adottare i tempi classici dei concorsi ordinari, è sufficiente vedere l'ultimo concorso ordinario, gli attuali concorsi ordinari banditi
ad aprile dell'anno scorso e che devono ancora vedere sostanzialmente la luce, non consentirebbe la copertura. Allora, intanto è molto probabile che il bando veda la luce, quindi venga pubblicato, il decreto venga pubblicato addirittura la prossima settimana in gazzetta ufficiale. Dopodiché, quando potranno tenersi le prove scritte, immaginiamo che le prove scritte possano tenersi assolutamente entro i primi giorni, entro la prima settimana di luglio sostanzialmente, perché altrimenti i tempi poi per gli orali e la predisposizione delle graduatorie definitive verrebbero a mancare. Tu sai, lo sanno i colleghi che ci seguono con attenzione, che seguono Orizzonte Scuola con attenzione, che l'intenzione che nel decreto legge è previsto che le graduatorie dovrebbero essere pubblicate entro il 31 luglio e solo per cause di giustificato ritardo possono essere approvate poi entro il 31 ottobre. Capiamo che se queste sono le date imposte dal Ministero, è evidente che non si può andare troppo in là rispetto alle scadenze che ti ho indicato adesso. Ecco, Attilio, continuiamo con la nostra carrellata per quanto riguarda il concorso STEM, siamo quasi a metà. Ecco, adesso entriamo nel vivo e parliamo probabilmente della vera poi novità nel concreto. Ecco, come si svolgeranno concretamente queste prove? Ecco, nella domanda nel cartello numero 4, ecco, come si svolgerà la prova scritta, ma possiamo anche parlare poi di quello che poi accadrà con la prova orale. Ecco, però in particolar modo, come si svolgerà questa prova scritta? Beh, la prova scritta si svolgerà dato non è prevista la prova preselettiva. La prova scritta si svolge attraverso una serie di quesiti a risposta multipla. In realtà i quesiti sono, il numero dei quesiti è già stato stabilito, saranno 50. Ai 50 quesiti si deve fornire risposta nei 100 minuti, il che significa che mediamente si avrà a disposizione, l'aspirante avrà a disposizione 2 minuti per fornire la risposta. I quesiti riguarderanno le parti disciplinari delle singole materie, di conseguenza avremo 40 quesiti relativi alla disciplina, 5 quesiti relativi alla verifica della conoscenza della lingua inglese, 5 quesiti relativi alla verifica delle conoscenze e competenze di carattere invece informatico. Successivamente ci sarà un colloquio, una prova orale per coloro che raggiungono, ecco, è importante sottolineare come in questo caso l'accesso al colloquio avverrà raggiungendo la votazione minima di 70 centesimi, quindi sarà necessario rispondere in maniera corretta a 35 almeno dei 50 quesiti. Ancora una precisazione, Andrea, ad ogni risposta corretta verrà assegnata il punteggio di 2 punti, ad ogni risposta non corretta, piuttosto che ad ogni mancata risposta, non verrà assegnato nessun punto, quindi non ci sarà la penalizzazione nel caso in cui l'aspirante indichi una risposta non corretta. Dicevo, a coloro che raggiungono i 35, che rispondono correttamente ad almeno 35 quesiti e quindi che raggiungono il limite minimo di voto pari a 70 centesimi, ci sarà prevista la prova orale. Anche in questo caso la prova orale si ritiene superata con un punteggio minimo di 70 centesimi. La prova orale verterà ancora una volta sulle conoscenze e competenze disciplinari. Ecco, altro aspetto particolare, abbiamo dato uno spoiler al quinto cartello, riguarda la formazione delle graduatorie. Ecco, come sarà formata la graduatoria? C'è un tempo limite, perché credo che un'altra novità sia anche questa, considerando anche i tempi abbastanza ristretti. Sì, guarda, diciamo che la formazione della graduatoria va incontro ad una novità rispetto alle tradizionali graduatorie dei concorsi ordinari. Perché dico una cosa di questo genere? Perché, Andrea, tu sai che in occasione dei vari concorsi cui abbiamo assistito finora, sostanzialmente la graduatoria finale era composta da
ciò che l'aspirante aveva ottenuto nella prova o nelle prove scritte, aumentato ovviamente della votazione conseguita in occasione della prova orale e poi dalla valutazione dei titoli presentati al momento della partecipazione al bando da parte di ciascun aspirante. Bene, qui la novità è che la graduatoria sostanzialmente riguarderà esclusivamente la votazione, la votazione riportata nello scritto e la votazione riportata nell'orale. Quindi non si darà conto, non si darà seguito alla valutazione dei titoli già presentati dai candidati in occasione della predisposizione della domanda di partecipazione al bando. Quindi la graduatoria sarà composta semplicemente sommando la votazione conseguita nello scritto e la votazione conseguita nella prova orale. Quali sono i tempi? Ho cercato già di dirlo in precedenza. Il decreto legge prevede che le graduatorie vengano ufficializzate entro il 31 luglio. A questo proposito, addirittura, Andrea, vengono posti, diciamo così, degli incentivi alle commissioni affinché lo stesso, prevedendo un compenso maggiorato per quelle commissioni che riuscissero a chiudere i lavori entro il 31 luglio. Tu capisci bene che è probabile che ci siano forti differenze nelle moli di lavoro delle varie commissioni a seconda delle regioni, no? Degli uffici scolastici presso i quali si terranno le procedure concorsuali. È previsto comunque, e qua ci sono effettivamente delle forti criticità, almeno dal punto di vista sindacale, che nel caso in cui le graduatorie trovino l'ufficializzazione, quindi vengano ufficializzati entro il 31 ottobre, le stesse diano luogo comunque a dimissioni in ruolo per l'anno, quindi 21-22, arrivando alla risoluzione del contratto del docente supplente entro il 31 ottobre 2021. Diciamo che è una di quelle disposizioni che lasciano un po' perplessi. Ecco, Attilio, continuiamo con un'altra domanda, probabilmente questa anche un po' generale, però specifichiamolo anche per quanto riguarda le classi di laurea, cioè con le lauree chi può realmente partecipare, ecco, chi può partecipare al concorso? Sì, hai ragione, guarda, perché nei nostri ragionamenti non abbiamo specificato, abbiamo parlato cosa succederà a coloro che partecipano, ma non abbiamo detto quali sono i docenti, i colleghi che possono partecipare a questo concorso. Al concorso STEM, cioè a questo concorso particolare bandito, ripeto, solo ed esclusivamente per 5 classi di concorso, possono partecipare solo ed esclusivamente coloro che avevano già prodotto domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria in occasione della pubblicazione del decreto direttoriale 499 del 21 aprile 2020. Quindi non si riaprono i termini, non è data la possibilità a coloro che eventualmente avessero già prodotto domanda di cambiare magari ufficio scolastico di destinazione. Restano i candidati, restano sostanzialmente i docenti che avevano presentato domanda in occasione del concorso ordinario. Sono, secondo i calcoli che più o meno abbiamo potuto farci, circa 60.000 aspiranti docenti. Benissimo. Attilio, continuiamo con un altro cartello, un'altra domanda abbastanza, come dire, sfurgoliante. Ti dico subito, chi non lo supera può ritentare? Sì, guarda, chi non lo supera, questa domanda parrebbe, sì, l'hai detto tu, una domanda un po' strana, no? Nel senso che quando mai è successo che un concorrente, un aspirante ad un concorso che partecipi ad un concorso non possa partecipare al concorso successivo? I dubbi derivano da alcune disposizioni contenute nel DL73, perché nel DL73 viene previsto, ed è una di quelle norme, di quelle disposizioni fortemente contrastate
dalle organizzazioni sindacali. Parlo per la CISL Scuola, noi abbiamo sul nostro sito, sono rinvenibili anche le proposte emendative che la nostra organizzazione ha predisposto in occasione dell'iter di conversione del decreto legge 73. Dicevamo, viene previsto nelle disposizioni del DL che coloro che non dovessero superare tutte le prove di un concorso ordinario trovano inibita la possibilità di partecipazione al successivo concorso per quelle classi di concorso. Ovvio, si tratta di una disposizione di cui abbiamo chiesto con estrema forza la rimozione. Per quello che invece riguarda il concorso STEM, diciamo che questa disposizione, cioè l'impossibilità di partecipazione al concorso successivo, viene esclusa. Quindi coloro che partecipano a questo concorso e malauguratamente non dovessero superare tutte le prove, quindi la prova scritta con i 7 decimi, la prova orale con i 7 decimi, trovano comunque, mantengono comunque la possibilità di partecipare al successivo concorso ordinario. Benissimo, allora continuiamo con un'altra domanda abbastanza attesa, quello che riguarda poi una volta superato il concorso è: ma quando sono previste le assunzioni? Bene, Andrea, tutte queste tappe così forzate, no? Queste scadenze messe lì in maniera molto perentoria, abbiamo detto che nel nostro ragionamento è molto probabile che il tutto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prossima settimana, che le prove si tengano nelle prime settimane di luglio, che immediatamente dopo, è ovvio che le correzioni, quindi gli esiti dello scritto, dovrebbero essere conosciuti immediatamente, che quindi immediatamente dopo si vada agli orali. Il fatto che le commissioni abbiano come numero massimo di candidati da esaminare il numero di 50 aspiranti, il fatto che non si valutano i titoli, quindi tutto messo di corsa per fare in fretta e per far sì che le graduatorie siano pubblicate entro il 31 luglio e che le assunzioni in ruolo da concorso STEM possano avvenire sin dal primo settembre, con decorrenza sin dal primo settembre del 2021. Ti ho anche detto che esiste una norma all'interno del decreto che prevede che laddove le graduatorie per oggettivi motivi di ritardo siano pubblicate solo entro il 31 ottobre, dalle stesse graduatorie si potrà assumere entro quella data andando al licenziamento cosa che noi abbiamo anche in questo caso, sulle quali abbiamo provveduto ad esprimere alcune proposte emendative, ad immettere in ruolo. Le graduatorie che invece dovessero essere pubblicate successivamente saranno utilizzate in occasione delle future immissioni in ruolo con precedenza rispetto alle graduatorie dei futuri concorsi ordinari. Benissimo, Attilio. Allora, l'ultima domanda del nostro speciale riguarda un aspetto abbastanza particolare, però credo che sia molto utile per i nostri ascoltatori. Ecco, abilitazione per gli idonei, ecco, in cosa consiste? Ecco, spieghiamo meglio che cosa vuol dire questo passaggio. Allora, l'abilitazione in che cosa consiste? Lo sanno bene i nostri colleghi, quali effetti possano derivare da un'abilitazione. Intanto raggiungono l'abilitazione coloro che superano con i 7 decimi sia la prova scritta che la prova orale. Ovviamente si dà luogo alla formulazione delle graduatorie. Coloro che rientrano all'interno del numero dei posti previsti dal bando hanno l'assunzione in ruolo, quindi la stabilizzazione. Per coloro che invece risultassero idonei, quindi avessero superato con il punteggio minimo tutte le due prove, ma non rientrassero nel numero dei vincitori, è previsto appunto l'abilitazione. Quali sono gli effetti dell'abilitazione? Beh, immediatamente possiamo per esempio dire che coloro che raggiungessero l'abilitazione
potranno, in occasione dei futuri aggiornamenti delle GPS, chiedere ovviamente l'inserimento nel GPS di prima fascia rispetto al GPS di seconda fascia in cui sono probabilmente inseriti in questo momento. Quindi c'è l'abilitazione, comporta sicuramente un miglioramento rispetto alle posizioni in graduatoria. Questo è, e non voglio farla troppo lunga, però ci tengo, Andrea, devi consentirmi questi 2 secondi. Sì. Questo è il motivo per il quale la CISL Scuola, insieme alle altre organizzazioni, ma fortemente la CISL Scuola, sta richiedendo da ormai più di 2 anni l'istituzione di percorsi abilitanti, perché al di là del fatto che il percorso abilitante è assolutamente utile, sarai d'accordo con noi, per la qualità dell'insegnamento, è altrettanto vero che andare a prevedere percorsi abilitanti, soprattutto per i docenti che in questo caso hanno almeno 36 mesi di servizio, consentirebbe agli stessi di poter aspirare a posizioni in graduatoria di istituto diverse. Benissimo. Grazie Attilio Varengo della CISL Scuola. Aggiungo solamente un piccolo particolare, magari non l'abbiamo sottolineato, comunque non era specificato nelle domande. Non sono riaperti i termini di partecipazione, quindi ricordiamo bene che la platea di docenti che può partecipare è la stessa che ha presentato domanda l'anno scorso, quindi non ci sono riaperture di termini. Ecco, questo è bene sottolinearlo. Grazie ancora a Attilio Varengo per la CISL Scuola, rapidità, competenza, abbiamo avuto tutto in mezz'ora, non era facile, ci siamo riusciti. Grazie davvero Attilio. Ciao Andrea, grazie a tutti.